Cari amici e care amiche, ciao a tutti da Maniero e Elcross. Ce lo possiamo permettere? Ce lo possiamo permettere, mi sono capitate delle cose un po' negative in questa settimana in cui Settimana impegnativa, diciamolo. Dovevamo andare tranquillamente a giocare, come avete visto nel video precedente, al casinò, e non stava neanche andando male perché avevamo vinto qualcosa subito. Dopodiché, insomma, non so cosa sia capitato, qualcuno è venuto a prendermi, insomma, qualcuno mi ha accusato di aver barato l'interno della sala, e ho passato una settimana rinchiuso in una prigione in attesa di accertamenti. Io sono rimasto veramente basito, perché c'è stato appunto, ci sono voluti ben 6 giorni per poter vedere le riprese e notare invece che non avevi fatto assolutamente niente. Ma se scopro chi è stato, e avrei ragione, assolutamente sì. Comunque, non ne voglio più parlare. Noi è stata adesso una cosa incredibile. Noi dobbiamo festeggiare, e per l'occasione sì. Abbiamo preso. Ma lo diciamo quando abbiamo vinto. Allora, diglielo pure. 50 euro. 50 euro, appena arrivati. E festeggiamo con una bottiglia da 500 euro. E qui bisogna dirlo, quando si va al casinò e si esce vincendo da 0 a 50, bisogna solo essere contenti. Quindi abbiamo preso il meglio che offriva le cantine, ovvero il Brut de Bon Moët Moët Champagne. E per ne français. Questo è tutto, che adesso andremo a sorseggiare bene. In vostra compagnia. Oh, però ti chiedo eventualmente di aprirlo. No, lo apro io, non vorrei mai fare dei disastri. Sì. Ecco. Ti do te i calici. Abbiamo anche questi, abbiamo anche i calicini. Sembrano quasi di cristallo. No, sono cristallo, quindi trattali bene. Sentite anche voi. Oh! È fantastico. Oh, ecco qua! E poi dobbiamo ancora parlare qua. Dobbiamo solo festeggiare. A proposito, allora, qui prima dei festeggiamenti non vogliamo chiedere a Luana di intervenire eventualmente, perché ho visto che hai portato solo 2 bicchieri. Perché c'è Luana? No? Sì, vai a vedere un attimo. Ok. Scusa, vai a vedere. Allora? Non c'è nessuno di là. Come non c'è nessuno? No. È andata via! No, ma mi piace per fare delle roba per niente. Vabbè, dai. Vieni. Grazie mille. E allora, salute a voi. E chi ci sostiene. Perfetto. Entusiasmante, veramente entusiasmante. Cos'hai? Mi sento un po' strano, però. Perché? Forse non sto molto bene. Cosa è successo? Tardo. Perché? Beh, io rimango così stupefatto da questo, mi dispiace veramente tanto,
che io non capisco, però visto che così dorme, vi racconto la mia settimana invece a Sanremo, mentre lui era nel gabbio, per intenderci. Io ho fatto di tutto per riuscire ad andare a vedere più serate possibili di Sanremo, questa grandissima kermesse della canzone italiana. Finalmente, finalmente è arrivata ed è finalmente passata. Così ce la siamo tolta di dosso. Cose sicuramente interessanti ci sono state. Il più grave difetto è stato quella qualità medio-alta, però senza picchi, senza errori, senza quelle incertezze che possono portare invece a delle cose sicuramente di più alto interesse. Serate impegnative, un ritmo sostenuto da Carlo Conti e Maria De Filippi, veramente intenso. Beh, una prima freccia la scocco alla signora del male, come abbiamo definita in un precedente video, Maria De Filippi, che ha fatto una figura veramente valida al fianco di Carlo Conti, che dal suo canto è rimasto professionista e si è messo veramente alla pari di Maria De Filippi. Non c'erano dunque valletti e vallette, se non occasionalmente vedi dal six pack di Raoul Bove, come è stato definito sempre dalla De Filippi, alla modella dell'ultima serata, che veramente, cioè, ha fatto la storia della sua vita. E io ho detto, scusate, ma avevo paura che stesse ancora male, allora giustamente stavamo dicendo questa giovane modella che dopo aver fatto tutta la sua storia dai nonni siciliani alla storia del calciatore in Spagna, nata in Francia, poi è andata a vivere a Londra, poi a vivere con Vincent Cassel a Parigi, modella, ex nuotatrice, eccetera, eccetera, ha solo 19 anni. Vabbè, insomma, ecco, questa è la segnalazione dell'ultima sera. Bisognerebbe parlare di canzoni, ma ripeto, testi, brani sicuramente interessanti. Un dispiacere mio personalissimo per Giusy Ferreri, che ha avuto veramente un Sanremo semi disastroso, bisogna dirlo, perché è inutile che ci si vada tanto in giro, poiché già il martedì, che è stata la prima a partire con il suo brano, già martedì era stata esclusa dai finalisti, giovedì sera ha dovuto lottare ed è stata ripresa, ma venerdì è stata ripunita brutalmente e Giusy Ferreri ci ha lasciato, ma con un brano sicuramente molto molto carino che risentiremo fino a estate. Ma non volevo parlare ancora dei cantanti, perché volevo continuare invece a ricordare un po' gli ospiti, le ospitate e quant'altro. Poi sui cantanti sarò veramente brevissimo. Non voglio annoiarvi, più che altro perché se volete delle informazioni, dei gossip, praticamente la carta stampata, il web, telegiornali ne hanno parlato 24 ore al giorno. Il dopo festival sicuramente è stato molto carino, sia, diciamo, condotto da Nicola Savino e la Giala Bass Band. Anche ieri sera, per la prima volta nella storia di Sanremo, il dopo festival al sabato sera, e hanno avuto il coraggio di venire anche il primo e il terzo classificato, oltre a tanti altri personaggi che hanno girato attorno. Ecco, un'altra cosa che posso menzionare, poiché alcune persone sicuramente non l'hanno visto perché arrivava sempre verso la fine,
gli interventi della sala stampa di Rocco Tanica sono stati sicuramente incredibili. Ha sempre la sua battuta pungente, veramente simpatico, anche le sue prime testate incredibili. Allora, poi vediamo. La scenografia è una tipica scenografia sanremese music hall, dunque siamo entrati un po' in queste atmosfere vecchie America, con dei ground led moderni. Dunque c'era questo dualismo, questo gioco tra antico e moderno, interessantissimo. E... ecco, allora. No, solo perché abbiamo un attimo di fretta, dobbiamo fare le cose velocemente, non vorrei... stavo dicendo appunto della scenografia che aveva queste scale particolari che non sono state, attenzione, non sono state passate da Maria De Filippi, perché lei ha una certa avversità contro le scale e l'abbiamo visto perché proprio non le ha fatte, si pensava che nell'ultima sera ci fosse e invece no. E scale che però mi sono sempre sembrate un po' leggerine, infatti ieri sera prima che entrasse Silvestre non sono scese, dunque Silvestre è dovuto entrare dove in genere i cantanti escono e vabbè, ma questo ci sta tutto. Tra gli ospiti che abbiamo visto, l'ultimo Zucchero è stato sicuramente molto bello, più che altro ha toccato un po' tutti quanti questo ha toccato il fondo, ha toccato vedere sta m***a qua di Sanremo, hai capito? Te questo schifo qua che non lo vedere. Zucchero Fornaciari, Miserere, con il grandissimo Luciano Pavarotti, è stato veramente entusiasmante. Di cose entusiasmanti possiamo ricordare anche l'intervento di Giorgia, ed è stato veramente bello, grintoso, forte, quasi un animale da palco. E se si parla di animali da palco bisogna non dimenticare anche Ricky Martin, ha fatto un bellissimo medley veramente senza prendere respiro. Poi Tiziano Ferro martedì ha aperto il Festival di Sanremo ricordando Luigi Tenco. Finalmente arriviamo a un'altra cosa inutile, il signor Crozza. A me tanto piaceva quando era fresco, quando aveva delle idee, quando era agitato. Ultimamente Cross è un po' troppo ripetitivo, un po' troppo patinato, a volte dice delle parole a mio parere un po' fuori contesto. Insomma questa settimana sì, tranne qualche logica battuta, fortunatamente qualche battuta carina l'ha fatta, per il resto direi che l'ho trovato veramente inutile, non potevano anche fare a meno di chiamarlo. Invece ecco, oltretutto visto che quando si parla di comici a Sanremo l'argomento è sempre piuttosto ostico, più che altro perché tanti fanno veramente delle figure poco simpatiche. Una che ha cancellato definitivamente la presenza di Crozza è stata Geppi Cucciari. Geppi Cucciari ha fatto la sua scena Zac! Allora, Geppi Cucciari ha fatto la sua scena, ha citato tra le altre il discorso Regeni, la patata bollente e quant'altro, però è stata veramente simpaticissima, tenuto benissimo il palcoscenico, veramente meritevole, e questo lo dico perché non è la prima volta che viene ed è veramente, fa una bellissima figura. Poi vediamo, non mi è piaciuta per niente questa volta, io l'ho sempre divisa l'anno scorso Virginia Raffaele, questa volta no, perché è stato un po' come sparare contro la Croce Rossa, perché fare Sandra Milo, poverina Sandra Milo, è già una persona molto particolare in sé, è un po' è sempre stata un po' la caricatura di se stessa, una forza sua molto privata, molto personale, e vederla così imitare mi ha lasciato un po' perplesso. Ecco, venerdì sera c'è stato un bellissimo omaggio al grandissimo maestro, presidente della giuria a Sanremo, Giorgio Moroder, con un mille di successi anni 70 e 80.
poi io non voglio annoiarvi oltre, ecco, in mezzo c'è stato molto sociale, hanno parlato di lavoro, di disoccupazione, di forza, di problemi, di terremoto, sono stati ospiti anche carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco e quant'altro. E tra le altre cose, sabato sera è stato divertentissimo perché hanno aperto la serata un gruppo rock di diversamente abili, i Ladri di Carrozzelle. Simpatici, veramente intrattenevano il pubblico molto bene, è stata veramente una piccola sorpresa. Ecco, nella serata finale ci sono rimasto male, ma penso non solo io, perché tutti si aspettavano il balletto in diretta al Teatro Ariston, del gruppo dance, della pubblicità della Team, quando, diciamo, ogni sera la Team presentava in un momento il brano cantato da Mina, e qui doveva essere sul palcoscenico solo la canzone, logicamente, il brano, la pubblicità cantata da Mina. In realtà, purtroppo, si sono sentiti solo gli ultimi 5-6 secondi perché il resto non è andato all'audio televisivo e, a mio parere, qualche discussione dietro palcoscenico c'è stato. In effetti, io quando sono riuscito ad andare dietro le quinte è stato veramente buffo perché quando sono andato poi dietro le quinte è stato un macello, è stato un andirivieni e tutto quanto. Urlavano tutti, discutevano, c'erano personaggi che cantavano. A un certo momento mi sono ritrovato Albano. Ho detto, cosa ci fai tu? Ma mi hanno detto di essere qui e in effetti non ha avuto tutti i torti perché poi ha vinto anche il premio, ma questo poi lo tocchiamo dopo. Insomma, è un movimento incredibile. Abbiamo visto tra gli altri, non so se avete notato, tutti quanti, c'era anche Greta Menchi, YouTuber! Ma chi è Greta Menchi? Peccato perché sicuramente Belcross avrebbe saputo dire qualcosa in più su Greta Menchi. Greta Ha i Menchi. capezzoli a cuore Greta Menchi, è famoso solo per quello, non per altro. Davvero, ma tra gli altri abbiamo visto Alessandra Bastonardi, Diana del Bufalo e Giusy Buscemi per la nuova microfiction, non so come chiamarla, insomma due puntate se non erro, sulla storia di Studio 1. Beh, Diana del Bufalo sicuramente si evidenzia tra le tre perché ha una verve, una grinta paurosa che veramente si fa fatica a tenere. Allora, abbiamo visto un Alessio Bernabé. Oh, qua lo dico, non bisognerebbe dirlo. Ok, non piace quando leggo, però alcuni, insomma, io a memoria i nomi, tutta la lista di nomi non me la ricordo, dunque l'ho dovuta scrivere, è inutile che ci giriamo tanto attorno. Allora, Alessio Bernabei nel mezzo di un applauso. Biancazzei, ora esisti solo tu. Allora, ecco, su Biancazzei devo dire una cosa. A mio parere, bello il brano, lei ha grinta. Il brano molto probabilmente ha toccato, diciamo, questo misto popular folk che ha colpito sicuramente, ma non più di tanto. Chiara ha fatto un brano, bella voce, ma niente di più, a mio parere. Spero che mi rimanga ancora un po' di questa cosina. Insomma, Chiara, oltre alla voce, a mio parere, deve essere vestita anche in maniera un attimo più dignitosa e poi bisogna portare delle canzoni sicuramente più importanti. Clementino con Ragazzi Fuori, l'argomento sociale era anche interessante, ma insomma, io non ho un ascendente su Clementino, assolutamente. Elodie, oh, qua si è parlato di andare e tornare su Elodie, perché bisogna ricordare il vincitore dei giovani, Lele, che è venuto, diciamo, è arrivato da Amici, e mentre era da Amici c'era appunto anche Elodie, dunque si conoscono molto bene. È tutta colpa mia, tutta colpa mia. La voce sicuramente è interessante, a mio parere, però. Oltre che il brano essere di Emma Marrone, anche lo stile è un po' troppo marrone per intenderci. E lì ci sono rimasto un po' corto, più che altro perché,
a mio parere, un cantante deve avere la sua personalità, deve dare la sua, deve mettere la firma in quello che canta. Invece qua, a mio parere, non c'era. Ermal Meta, Vietato morire, un testo sicuramente molto interessante, ha rischiato di vincere perché è veramente particolare. Come testi lui è abituato a scrivere, veramente autore di testi particolari a tantissimi cantanti e tantissimi successi sono firmati da lui. Questa volta si è messo in prima persona e comunque il podio l'ha raggiunto, una terza posizione a mio parere meritatissima e forse anche di più. Fabrizio Moro, Portami via, non pervenuto, non è la mia passione, faccio veramente fatica a digerirlo, c'è qualcosa che non va, che non mi va. Fiorella Mannoia, io ho avuto la fortuna di vederla anche su Passo San Pellegrino, se non erro, in un concerto assieme a Neri Marco Re e Barbarossa, e vi dirò che è stupenda, è una professionista, è bravissima. Non ha messo in conto una cosa, era sicuramente tra le persone che dovevano vincere, ma non ha messo in conto una cosa molto importante. Questa scassaruga. I pronostici non sono tutto, bisogna anche guardare tutto il resto, oltre alla sua palandrana Bordeaux di ieri sera, che è stata una cosa abbastanza allucinante. Però insomma bisogna guardare in faccia la realtà, adesso c'è un mondo molto web e bisogna seguirlo, infatti i ragazzi più twittati, più visti, più scaricati eccetera eccetera hanno avuto il successo. Poi vediamo Francesco Gabbani, beh, insomma l'ho sostenuto l'anno scorso tra i giovani e ha vinto con Ami. E non potevo non sostenerlo adesso, poiché ha fatto questa occidentale scherma, questa scimmia, insomma un testo e una canzone sicuramente orecchiabile, una canzone che balleremo per qualche mese, e un testo non del tutto stupido proprio per la legge di Darwin. E un po' una fotografia in quale punto siamo oggi, veramente molto molto carino. Vi leggo perché l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scherma, una cosa incredibile. Vincitore del festival Gigi D'Alessio, invece la prima. Allora, Gigi D'Alessio ha cantato di meglio, insomma, non a mio parere non più di tanto. Giusy Ferreri, Fatalmente male, l'abbiamo già detto, e comunque continuerò ad appoggiarla. Lodovic Comello è uscita da Violetta, è uscita dal mondo di Patti e così è rimasta. Volevo sottolineare invece un tweet ieri sera che mentre gironzolavo seguivo i vari passaggi, tweet, hashtag e dintorni, ed è uscito un tweet veramente molto simpatico. Lodovica Comello è uscita vestita da centrotavola lituana, in effetti questo vestito azzurro che aveva era veramente veramente uno spasso. Marco Masini, potente la voce, ma non ha raggiunto l'otto volante, per intenderci. Michele Bravi, Il diario degli errori. Lascio commento ad altri, è piaciuto tantissimo, è stato sicuramente twittato tanto, insomma, d'altronde ognuno ha la sua, i suoi pensieri, io non lo appoggiavo. Michele Zarrillo, tanta voglia di sfondare ma non ce l'ha fatta. Nesli, Alice, Pabba, Doretta, a te, insomma a mio parere hanno fatto bene a essere eliminati brutalmente. Paola Turci, finalmente Fatti bene per te, mi è piaciuto il testo, una grandissima interpretazione.
Una grinta animalesca, veramente brava, brava Paola Turci. Ecco, era lei che volevo sul podio, ma siamo contenti e penso che sia contentissima anche lei di essere arrivata comunque nei primi 10. Giulia Luzzi e Reise, via, togliamoci la voglia, ce la siamo tolte, le abbiamo tolte anche loro. Ron, l'ottava meraviglia, peccato non averla ancora creata. Samuel, vedrai, lui era dei Subsonica, ha mantenuto lo stesso ritmo, bravo, si ascolta veramente molto volentieri, lo riascolteremo alla radio più e più volte. Sergio Silvestri, invece, questo ragazzone immenso, anche lui di Amici, ha fatto la sua bella figura, ha fatto la sua entrata, bella la voce, a mio parere la canzone doveva essere, forse non era proprio in sintonia, non mancava qualcosa in più, e peccato perché con la voce che ha potrebbe veramente fare dei grandissimi successi internazionali. Poi basta, basta, le classifiche ve le andate a vedere, mi ero tirato giù anche tutta la classifica, ma ve la andate a vedere voi. Sedicesimo e ultimo Clementino, questo è l'unico che menzioniamo. Poi sono arrivati i premi, prima della chiusura. Premio Sergio Bardotti, miglior testo consegnato da Giorgio Moroder per Che sia benedetta di Fiorella Mannoia. Poi premio della critica Mia Martini e Ermal Meta per Vietato morire. Ecco perché il premio della critica è sempre molto importante da seguire. Premio Giancarlo Bigazzi, miglior arrangiamento votato dall'Orchestra di Sanremo per Di Rose e di Spine di Albano. Qui io ho delle titubanze, direi che Di Rose e di Spine, buona solita canzone di Albano, ma a mio parere Albano quest'anno non era al 100%, sappiamo bene che ha avuto anche alcuni problemi, e insomma, però diciamo che l'hanno voluto sul palco all'ultima sera. Ciao. Poi vediamo. Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Fiorella Mannoia. Premio Team Music ha assegnato la canzone più ascoltata in streaming a Francesco Gabbani. Attenzione, qua non dicono che è stata la canzone più ascoltata nella giornata di sabato, dunque solo ieri. Cosa stai facendo? Sto raccontando ai ragazzi di come ho passato così la settimana a Sanremo mentre pensavo disperato a te. Allora, premio alla carriera a Rita Pavone, che ha fatto impallidire tutti i cantanti con il suo brano e una presenza scenica incredibile. Non avrei mai pensato che si mettesse a cantare sul palco dell'Ariston, e l'ha fatto, è veramente molto 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 bene. Basta. Avrei sicuramente tante altre piccole cose da dire, da chiedere, continuerei a essere, diciamo, curioso su questa scelta di Greta Menchi tra gli youtuber, visto che ce ne sono comunque tanti, eccetera eccetera. Greta Menchi, che quando è stata intervistata da Carlo Conti, così nel saluto finale a tutta la giuria, l'ho trovata, questo mi è piaciuto, l'ho trovata sicuramente emozionata, era di fianco ad Andrea Morricone, emozionata, e chissà, insomma, è un mondo comunque YouTube di cui noi ne facciamo parte, che insomma è una cosa, ma avete visto, bah, adesso si sveglierà Prince prima o poi. Ecco, tra le altre cose, l'anno scorso avevamo trovato il pigiama di Garco, quest'anno invece, pur essendo andato dietro le quinte, avendo fatto dei giri, avendo parlato con uno con l'altro, l'unica cosa che io sono riuscito a fare, perché una voglia che avevo era andare a passeggiare proprio nell'acqua di Sanremo, che non avevo mai fatto, e ho trovato una piccola bella conchiglia che ho preso, ecco, Sanremo, me lo sono portato dietro con questa conchiglia. Signori, vi ho raccontato tutto, insomma, dopo questa vicissitudine sono riuscito a convincere tutti, insomma, siamo andati in prefettura e insomma ti hanno rilasciato, giusto? Tutto a posto, è stato proprio solo un errore. Hai fatto una puntata sul festival? No, assolutamente no, io ho fatto una puntata su Sanremo.
No. No, la città di Sanremo. No. Come no? Ma cosa guardi? Cosa guardi? Aspetta. Va bene? Come no? Te non me la racconti giusta. Davvero? Oh, insomma, scrivete sotto. È vero che abbiamo Bene, raccontato di tutte allora, le siccome ho vicissitudini? capito che c'è qualcosa che non va, no? Perché mi sento piuttosto strano, allora adesso te ti becchi, no? Un mio ringraziamento per questa settimana, perché io sospetto che ho fatto una settimana dentro perché qualcuno ha fatto la spia al casinò e sei stato tu per fare una puntata su questa roba qua, che è roba da... Bene, quindi adesso per ringraziarti di tutto questo... Torna a casa da qua adesso se ci riesci. Signori, sono veramente alla prossima.